Ora ci era praticamente impossibile non riconoscere una delle scalinate più iconiche dei videogiochi. Animazioni legnosissime, deformità assortite e sound design estroverso. Tutto urla a squarciagola Silent Hill 4 e il primo a riconoscerlo è stato il poraccio Doc Daniele Boz. Mentre per la risposta più sbagliata vi siete scatenati con dei giochi di parole fantastici, ma premio The Fart of Us. Def ha avuto una bella idea, ma complimenti a Poro per la finalizzazione. Questo ragazzo farà strada. Me lo sento. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. There! Behold, ninjutsu's Alpha Van Lock! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza provare minimamente caldo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché settembre è alle porte e ricominciano i rumor storici e immancabili di questo canale. Quindi non vi fate trovare impreparati, fate un bel triplo salto e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con una grandissima notizia, un aggiornamento che speravo di dare già ieri sera. Il Kickstarter di Armed Fantasia e Penny Blood è stato un successo. A meno di 24 ore dall'apertura della campagna di crowdfunding, l'obiettivo principale è stato raggiunto senza troppi problemi. I $700,000 necessari per garantire lo sviluppo di entrambi i titoli sono già stati ampiamente superati ed è questione solo di giorni prima che venga raggiunto il secondo traguardo, quello del milione di dollari. Meglio di così per me non poteva andare. Certo, ci vado sempre cauto nei confronti dei progetti Kickstarter, perché non sempre le buone idee e la buona volontà bastano per confezionare dei prodotti in linea con le promesse degli sviluppatori, ma visti i nomi coinvolti non posso che accogliere con estremo entusiasmo Penny Blood e anche Armed Fantasia. Per due giochi annunciati, uno che ci saluta. Abbiamo infatti la data ufficiale di chiusura dei server di Dragalia Lost, la prima IP nuova di zecca da parte di Nintendo pensata per il mercato mobile. Nonostante ci sia stata sempre una fanbase bella attiva dietro al titolo già dal lancio nel 2018, da marzo di quest'anno si sapeva che Nintendo e Sega Games avrebbero abbandonato il progetto. Ora sappiamo che il 30 novembre di quest'anno verranno chiusi i server, mentre da oggi non è già più possibile acquistare il Diamantium, la valuta in game. Sono curioso di sapere, ma tra di voi c'è qualcuno che ha giocato o gioca ancora a Dragalia Lost? E a proposito di dolorosi addii, oltre al danno, pure la beffa. Ieri abbiamo parlato di come piano piano ci stiamo avvicinando alla chiusura definitiva dei servizi eShop di Wii U e 3DS e Nintendo ha ben pensato di celebrare questa tragica perdita con due patch di aggiornamento. Il firmware di Wii U passa alla versione 5.5.6U, mentre il 3DS al firmware 11.16.048. Cosa si cela dietro questi update? Le due paroline che ormai sono diventate un meme, Stability Fix. Insomma, prima del colpo finale Nintendo si sta assicurando che le due console possano essere abbastanza stabili da cadere in piedi. Mamma mia che tristezza. Dai, tiriamoci un po' su. In occasione del ventennale della serie di Mafia, gli sviluppatori di Hangar 13 hanno annunciato che Mafia 4 è in sviluppo, anche se il progetto è ancora lontano anni dalla pubblicazione. Nonostante qualche inciampo, come il mediocre terzo capitolo, la serie di Mafia è una di quelle realtà che è stata in grado di sedimentarsi nell'immaginario collettivo e a 20 anni dal primo indimenticabile capitolo della serie c'è ancora tanta voglia di scoprire come questo universo narrativo si evolverà. Tra l'altro si vocifera che questo episodio sarà un prequel. Che ne pensate? Bene poracci, siamo praticamente arrivati a settembre e puntuali, come un orologio svizzero, iniziano ad arrivare i primi rumor sul Nintendo Direct di settembre. Vediamo quindi cosa si muove dietro le quinte e poi commentiamo la situazione. Ad aprire le danze ci ha pensato l'insider trollone Nate the Eight, che nel suo ultimo podcast insieme a Modern Vintage Gamer ha dichiarato di essere a conoscenza di piani da parte di Nintendo di pubblicare un Direct questo settembre. Ricordiamo che Nate the Eight ha uno storico abbastanza
triviale e di tutte le sparate che ha fatto nel corso degli anni, non proprio tutte si sono avverate e tante di queste si sono concretizzate, ma con clamorosi ritardi. Quindi più che una soffiata, io questa indiscrezione la prenderei come una previsione abbastanza credibile. Per me ci sono tutti i presupposti per riaccendere l'attenzione del pubblico sui prodotti Nintendo con un Direct di fine anno, un tipo di comunicazione da contrapporre alla scelta di frammentare i propri annunci lungo tutto il corso dell'estate. Ma si sa, Nintendo è Nintendo e nulla vieta che decida di far passare settembre in sordina o magari di rimpiazzare il Direct con un partner showcase. Voi comunque tenetevi pronti perché nelle prossime settimane ne sentiremo di tutti i colori. Per esempio, guardate cosa hanno scoperto gli utenti di Famiboard. Ci sono ben 4 app sui server Nintendo che hanno ricevuto degli interventi di manutenzione questa notte. Si tratta di app non ancora pubbliche, quindi senza nome, e c'è chi ha iniziato a speculare possa trattarsi di una sorta di preparazione a un Direct, dove questi nuovi giochi o servizi verranno presentati. Insomma, siamo ufficialmente nel clima del Toto Direct. Secondo voi, quando lo vedremo? E mentre Nintendo e Sony propongono dei servizi in abbonamento sì interessanti, ma di sicuro da migliorare, Microsoft potrebbe avere pronto l'ennesimo colpaccio per rendere il suo Game Pass ancora più appetibile. Ieri ha infatti trapelato, tramite canali non ufficiali, quello che sembrerebbe essere il logo di un nuovo tier di abbonamento, nominato Friends and Family. A parte questa immagine, non abbiamo nulla su questo nuovo abbonamento, ma potrebbe trattarsi di un tier più costoso, pensato per dividere tra più utenti le spese di iscrizione. Insomma, l'ennesimo incentivo è entrare nel mondo del Game Pass, mirato a chi, magari, difficilmente sarebbe in grado, o più che altro non ha la voglia, di pagare l'ennesimo abbonamento a cadenza mensile. Tra esclusive di peso e questi nuovi pricing, il 2023 potrebbe essere un anno decisivo per la diffusione del Game Pass e della popolarità del marchio Xbox, anche in territori dove storicamente ha sempre faticato ad attecchire sul grande pubblico. Ora però vi prego, portate il pass su Steam Deck, sarebbe la mossa definitiva. E chiudiamo parlando del futuro di Assassin's Creed. Sappiamo che il prossimo 10 settembre ci sarà l'Ubisoft Forward, che sarebbe un po' il direct del publisher francese, evento dove molto probabilmente verrà dedicato uno spazio al futuro di una delle sue saghe di punta. Da una parte abbiamo già annunciato Assassin's Creed Infinity, un live service che proporrà molteplici ambientazioni, mentre dall'altra emergono sempre più dettagli su Assassin's Creed Rift, ora rinominato Mirage. Secondo le indiscrezioni di Jason Schreier di Bloomberg e anche di numerosi insider come Jonathan, questo è un progetto nato come espansione di Valhalla, ma che nel corso dello sviluppo ha assunto i connotati di un titolo standalone che entrerà a far parte della serie principale. Ambientato nel Medio Oriente, più precisamente a Baghdad, Mirage sarà una sorta di ritorno alle origini della serie. Verranno abbandonati tanti degli elementi RPG che hanno caratterizzato gli ultimi episodi di Assassin's Creed, in favore di un approccio molto più stealth e di un mondo di gioco molto più compatto. Insomma, Ubisoft sembra voler rilanciare alla grande uno dei suoi pesi massimi, una serie che sì, magari sta soffrendo un po' di stallo creativo negli ultimi anni, ma che comunque rimane una vera e propria istituzione del gaming contemporaneo. Siete curiosi di scoprire se Mirage riuscirà a risollevare la serie di Assassin's Creed? E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, nuovi shorts e soprattutto tantissime emozioni poracce. Mi raccomando, voi nel frattempo fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro, durissimo. Io sono il Poro Penny, Michele Blood, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Che non funziona il condizionatore. Sto squagliando.